avanti. Avanti. Ah, oh, Tomas, mi hai sentito? Ti stavo... È che non ho voce. Mi sento ancora debole. Stai male? No. No, no, non preoccuparti. Anzi, io ti ringrazio di quello che stai facendo per me, anche se... tra noi due non c'è più nulla. Ora non dire così, Selina. Ma è la verità. Che cos'hai? Sul serio, apprezzo quello che stai facendo per me, Tomas. Selina, così mi fai preoccupare. No, no, non... non è nulla, nulla. Domani parlerò col medico. E se mi dice che è necessario ricoverarmi, lo farò subito. Ma com'è possibile che così all'improvviso sia comparso questo problema? Ecco, il medico mi ha detto che sono molto stressata. Avevo già un problema di pressione, io lo sapevo. Tutte queste arrabbiature mi hanno fatto... Prendi troppo a cuore certe questioni, dovresti essere più rilassata. Ma non è facile, non è facile. Poco fa ho avuto un'altra brutta discussione con Victor. Mio fratello non maturerà mai, Tomas. Secondo me questa opportunità di lavoro che gli stai dando non ha senso. Calma, calma. Non ha alcun senso. Sta calma e ascoltami, Selina. Ora devi pensare solamente a te stessa. No, non posso, sono successe troppe cose. L'annullamento del fidanzamento, il trasloco, le dimissioni. Come faccio a non pensare a tutto questo? Calma, tranquilla, tranquilla. Ma non posso. Se fossi venuta alla spa con te non sarebbe successo quello che è successo. Ancora non so perché sia venuta Nini. Io non lo capisco. No, non lo capisco. Le ho chiesto io di venire. Oh, gliel'hai chiesto tu? E perché? Posso sapere perché? Tomas, tra te e Nini c'è qualcosa. Dimmi la verità, ti prego. Selina, Selina, ascoltami. Non c'è niente. Guardami, non c'è niente fortuna, tra di noi. Fortuna, che gioia, perché non potrei sopportare anche questo, Tomas. Adesso cerca di rilassarti, eh? Di stare tranquilla. E dammi le analisi, così le faccio vedere al dottor Sepulveda, che le controlla e... No, è che non le ho, non posso dartele, perché quelle analisi non sono qui. Ma Victor ha detto che le hai tu. Victor? Sì. Sono in albergo, perciò domani stesso le prendo e te le do. No, 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 è meglio non perdere tempo. Mando qualcuno a prenderle. No, no, sì, no, io, sì, non perdiamo tempo. Io non voglio tempo. Che la mia salute diventi argomento di conversazione del personale, no. Che c'è? Non me ne vuoi far vedere? Perché dici questo? Forza, dimmi. Beh, perché. No, ti ho detto che mando qualcuno a prendere. A prendere. No, 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 va bene, che perdonami. Cosa no, no, non fare cosa così, non dire. Voglio dire niente, niente, perdonami. Domani le prendi, me le porti e io le do al dottore. Non c'è tutta questa fretta, in fondo. Tu sta tranquilla, cerca di riposare e intanto chiedo ad Angelo e Orazio di sistemarti la stanza, va bene? Grazie. No, ma che cosa ho detto? Problemi di memoria, ma perché? Oh, Vicky, ho bisogno di te. Per favore. Oh, Vicky, sono io, Nini. Scusami, avevi ragione su tutto quanto e ti chiedo perdono. Non essere arrabbiata con me. Sai, alla fine al pelato non ho detto la verità su Nicholas. Non ho potuto. E appena cerco di non mentire, mento ancora di più, se lo vuoi sapere. Perdonami, ti voglio bene. Ciao. Nonno, che cosa cerchi? La signorina Selina mi ha chiesto di darle le analisi di quando sono stato male. Ah, e perché? Ma sembra che faranno delle visite mediche a tutto il personale. Oh, Nicolas l'ha scampata, meno male. Sai che mi manca? E sì che non mi piaceva con quei capelli così, non... Beh, però, ora è come se una parte di me mi mancasse o addirittura come se mi mancassi tu. Ma non proprio, tu sei indispensabile e unica. Nonno, grazie. Ah, eccoli qua. Anche io sento la sua mancanza. Provo la stessa sensazione. Ne le porto ora, eh? Ma no, ora è tardi, va a dormire, devi riposare. Va bene, ne metto qua. È così lontana la luna a volte. Martino, ho fatto una figuraccia con tuo padre. Casomai la figura l'ha fatta Tomassa, non certo tu. Sta tranquilla perché... No, non sto tranquilla, mi vergogno come una ladra. Come fai a non capire? Se l'è presa con me, di te non ha detto una parola, vi credi? Va bene. Sul serio. Ciao. No, non ho nessuna novità. Certo, dopo ti chiamo. Grazie.
Bene. Chi era? Nessuno di importante. Io vado a casa, ci vediamo domani, eh? Ti accompagno? No, vado da sola, grazie. Juan, mi hai spaventata. Scusa, non volevo. Possiamo parlare un momento? Sì. Tesoro, era un incubo. Ora ci sono io. Sono qui con te. Mimì. 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 Tomas. Tomas. Ma che ci fa qua? Avevo bisogno di vederti e di... di stare con te. Vuole che le apra la porta? No. No, preferisco così. Così? Sì. E tu? Ah, per me va bene. Sì. Sì. Lei cercava me? Sì. Ho avuto l'impulso di venire qui da te. Ah, anche io avrei sempre voglia di venirla a trovare. E perché non lo fai? Beh, perché non è facile per me. Neanche per me. Però almeno ti posso sognare. Anche lei? Sì. Anche tu? Sì. Prima ho sognato che ero triste, ero preoccupato e tu mi accarezzavi, mi passava tutto. Mi sentivo bene. Sì. Sembrava tutto così reale che dovevo vederti. Sono contenta. Tu che cosa sogni quando sogni di me? No. Come no? No, mi vergogno. Non lasciarmi sulle spine, dimmelo. No, perché i sogni sono belli quando si fanno, ma non appena si raccontano, beh, perdono tutta la magia. Dimmene almeno uno. Beh, un bel sogno sarebbe, per esempio, che lei apparisse alla mia finestra nel bel mezzo della notte e mi dicesse che mi ha sognato. Come non detto, mi scusi, dimentichi quello che no, ha sentito. No. Non fare così, non dire delle cose per poi pentirti un attimo dopo, per favore. No, è che non le dico più nulla, le chiedo perdono, mi scusi. No, non ce la faccio più, mi pento, anzi, non mi pento, non le dirò più Nini, nulla. Nini, aspetta. No. Sa una cosa? Che cosa? Anche lei non deve dire più nulla. No, ascolta. Zitto, non dica nulla, né quello che vuole dire, né quello che sente di dire, né nulla. Nulla? Non ti dico quello che penso, né quello che sento, e tu nemmeno? Sì, esatto. Ho tanta paura. Di che cosa? Che cos'era? Nini! Il nonno! Lo abbiamo svegliato! E allora... Io vado. Lasciamolo dormire. A domani. Ciao. Ciao. È così che succede. L'orgoglio, la rabbia e l'amore ti fanno comportare superficialmente. Ma ormai è da molto che non stiamo insieme. Per questo te lo dico. Perché per te sia chiaro che ora ho capito. E cosa dovrei dire? Nulla, voglio solo che tu stia tranquilla, Sofia. Senti, Juan, io voglio che tu stia bene, ma la nostra relazione non è stata un bene per te. Io non sono d'accordo su questo. È stata la cosa migliore della mia vita.
Per te era solo un'ossessione che ti ha quasi fatto finire in guai seri. Ma adesso è tutto passato, davvero, è tutto a posto. Sono sincero, forse non te ne accorgi perché ti sei dimenticata di me, ma ti assicuro che sono cambiato. Non so cosa dirti, scusa. Se vuoi parlare con Martin, ti lascio sola. Non è lui, mi scusi un secondo. Grazie. Ciao, mi hai chiamato un minuto fa. No, senti, dammi tempo. Grazie, a domani. Qualche problema? No, no, niente. Io vado a casa, grazie, Juan. Sofia, la tua casa è di là. Ah, hai ragione. Ti accompagno? No, non ti disturbare. Grazie. Tony, viaggiato bene? Come hai perso il passaporto? Mi allontano dall'ambasciata un giorno. Vi chiedo solo di pensare a tenere d'occhio i miei figli e voi li fate scappare. Ci scusi, signor ambasciatore, ma il fatto è che Orazio si è messa a urlare e i bambini, paf, sono scappati no, di corsa. No, è una bugia. Io volevo soltanto tenerli un po' a freno, ma nulla più di questo. Va bene, per fortuna non è successo niente. Ma fate più attenzione la prossima volta. Sì, certo. Andate pure. Permesso. Permesso. Buongiorno, signor ambasciatore. Juan, aspetta. Volevo dirti grazie per aver liberato i miei figli. Ma come hai fatto? È un meccanismo piuttosto complesso. Non era così complicato per me. Evidentemente hai buone mani e buona testa anche. Se avessi anche il cuore sarei completo. A che punto è la mia torre? È quasi finita. In realtà potrei dargliela ora e sembrerebbe perfetta. Però ho trovato altri pezzi e vorrei completarla. Perseverante e perfezionista. Mi piace. Con permesso. Prego. Ah, cercavo proprio te. Ah, sì? E perché? Perché Tony stava per imbarcarsi, ma ha perso il passaporto e non è potuto partire. Sul serio? Sei carina, ma sei una pessima attrice. Perché dici questo? Perché il passaporto è scomparso in questa casa. Mi stai accusando di essere stata io? Beh, prove non ne ho. Allora non dire sciocchezze, lo avrà perso per strada.